Fabrizio Forconi e MMAmania.it, sono qui con uno dei due protagonisti del co-main event del Milano in the Cage 4, Ciro Ruotolo. Allora Ciro, è stata un ottimo incontro, direi. Hai dimostrato di avere veramente la pelle dura, come si suol dire, contro Christian Binda. Il tuo gioco sembrava abbastanza chiaro, quantomeno vederlo da fuori, ovvero puntavi tutto sul tuo stile di lotta, sembrava anche andare bene, nel senso provavi molti ribaltamenti dalla schiena a terra, eri molto attivo. Avevi studiato la tua strategia, quantomeno era quella di andare a terra, di portare Binda a terra e di farlo lavorare lì? Sì, la strategia era questa, come sempre. Tutti gli incontri che ho fatto sono stati tutti a terra. Tu pensi che Christian Binda poteva avere un vantaggio molto importante in piedi nello striking rispetto a te? Sì, comunque lui era nominato come striker mano di pietra, allora è per questo che ho voluto puntare tutto sul grappling. Sicuramente sembrava che tu nelle prime fasi del match, comunque sia nei primi due round, avessi il totale controllo del combattimento. Nel terzo round invece è successo qualcosa, da fuori non è stato subito chiarissimo, ovvero i colpi che hai ricevuto, in particolare le gomitate. Tu eri, quantomeno ricordi di essere stato particolarmente cosciente, si può parlare di stop prematuro, visto che sugli spalti sembrava montare anche questa ipotesi? Sì, io ero cosciente e a un certo punto mi sono calate le braccia, non ce la facevo più e ho battuto perché era andato in debito d'ossigeno. Tu pensi che quindi sia stata quasi esclusivamente un problema di cardio, oppure hai ricevuto dei colpi da parte di Binda che ti hanno fiaccato? Sicuramente i colpi di Binda al fegato hanno fatto la loro influenza. E poi ci sono molte cose adesso da rivedere, soprattutto anche il taglio peso, forse ho sbagliato anche in questa fase. Nulla da togliere comunque a Christian Binda, che lui è stato bravissimo, un fighter di altissimo livello si è dimostrato. Potresti proporti di nuovo per rincontrare Binda, magari proprio di nuovo per il titolo del Milano in the Cage? Sì, posso ripropormi, però è chiaro, devo prima tornare indietro a rivedere un paio di cose, poi dopo posso veramente ripropormi. Per quello che vale ti posso dire che la tua prestazione è stata comunque di alto livello e sicuramente degno di nota. Detto questo, vuoi ringraziare qualcuno comunque che ti ha aiutato nella costruzione e la preparazione di questo match? Ringrazio le persone che mi sono state all'angolo e tutte le persone che mi sono state vicino anche da lontano, quelli che mi hanno dato in bocca al lupo su internet. È chiaro, anche se ho deluso, però penso che si sa, non si può, sul ring si sale in due, uno deve perdere, non posso, purtroppo non si vince sempre. Tu per caso, per chiudere, hai già qualcosa in programma o nell'MMA o anche nel jiu-jitsu, dove sappiamo sei attivo anche lì in maniera importante? Sì, in jiu-jitsu continuerò a praticare jiu-jitsu. Farò il Lutador d'Elite, un torneo importante di Jiu-Jitsu, però è chiaro, questo match, come lo è stato anche ogni sconfitta, io torno sempre indietro, su ogni sconfitta torno indietro per rivedere le cose e dal match di Tosta sicuramente ho ripetuto alcuni errori. È un'importante autocritica, insomma, non tutti i fighter italiani riescono a fare, quindi ti rinnovo i complimenti, ti rinnovo che per quello che vale la tua prestazione è stato di ottimo livello e grazie ancora e speriamo di tornare a intervistarti. Grazie a te, Fabrizio, è sempre un piacere. Grazie Ciro, ciao.